ben un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo una cosa particolare, non è un libro come siete abituati a vedere, ma è un grande evento che si terrà a Livorno, alla Fortezza Nuova di Livorno, il 14 e 15 maggio 2022, ed è il Leghorn Medieval Festival. E io sono contento di avere con noi, a parlarci di questa grande iniziativa, Giuseppe Pugliese, presidente della Roald Company, nonché organizzatore di tutto l'evento. Quindi ti lascio subito la parola, Giuseppe, perché è inutile che ne parli io, ma tu che lo hai creato e vissuto puoi raccontarcelo meglio di chiunque altro. Prego, a te. Ti ringrazio e soprattutto grazie per l'attenzione che ci hai dimostrato e la possibilità di poter parlare del festival, che per noi insomma è molto importante e soprattutto è il primo banco di prova che vede la nostra associazione coinvolta a 360 gradi nell'organizzazione del primo festival medievale livornese a tutti gli effetti. Non c'è stato un qualcosa di mai fatto prima di questo e speriamo che sia la direzione giusta, ecco, da questo punto di vista. Una cosa che ci tenevo a sottolineare, ti ringrazio per aver sottolineato il fatto che insomma stiamo organizzando questa cosa, ma non sono solo a organizzarlo, ma bensì a una fantastica squadra che è tutta la White Company, che ormai da novembre si stanno mobilitando, stanno facendo tantissime cose, stanno impegnando tantissimo ognuno di loro e ognuno mette il suo mattone per la costruzione appunto del festival, che altrimenti sarebbe stato impossibile da poter realizzare se non avessimo avuto questa grandissima squadra alle mie spalle. E, il festival, una cosa che vorrei precisare è che nasce non per evidenziare la Livorno medievale, assolutamente, ma per portare del Medioevo a Livorno. Questo voglio che sia molto chiaro perché ho visto qualche commento sui nostri social inerente appunto all'attinenza medievale di Livorno e volevo che si capisse che il festival è un modo per portare il Medioevo a Livorno e utilizzare la Fortezza Nuova come fantastica cornice per un evento sì rievocativo, che non ha un focus centrale rievocativo, ma ha una cornice rievocativa che si abbraccia a eventi artistici, musicali, enogastronomici, riportare la persona a vivere un festival di musica, arte, cultura e rievocazione storica in un unico, complesso che è quello che è la Fortezza Nuova, da questo punto di vista. Quindi questo ci terrei molto precisato perché i nostri colleghi, comunque coloro che vivono il mondo della rievocazione storica, chiaramente potrebbero, come dire, fare confusione su questo punto di vista, sapendo la realtà livornese che comunque ha un Medioevo molto, risicato da un certo punto di vista. Chiaramente inizia nel Medioevo inoltrato, quindi c'è traccia di Livorno sicuramente già dai primi anni dell'anno 1000, ma ovviamente non ha una storia medievale pesante come possono essere tante altre realtà bellissime della Toscana. In questo caso il festival propone una chiave medievale divertente per diciamo, lo spettatore, per chi ci viene a trovare, e sì culturale, sì artistica. Quindi deve essere un matrimonio fra le due cose. Questo è quello che era alla base dell'idea del festival. Per fare questo siamo riusciti a coinvolgere tantissime realtà. E questo per noi è stato un vanto, ma soprattutto un'opportunità, perché è la prima volta che vediamo realtà talmente diverse che cooperano insieme per creare appunto una cosa del genere. Basti pensare che abbiamo coinvolto Wivens, la società che gestisce il Carnevale di Venezia, che farà il venerdì sera, il venerdì 13, alle 21:30 di fronte allo specchio d'acqua della fortezza, uno spettacolo sull'acqua che ha come diciamo topic diciamo la Livorno città ideale, non nel senso Livorno un bel posto dove stare, ma Livorno che viene fuori da un'idea, poiché era stata ideata da Leonardo da Vinci e poi realizzata chiaramente dai Medici, per come la vediamo oggi. La città creata a misura d'uomo,
con l'uomo al centro del pentacolo difensivo livornese e con tutte le sue ramificazioni che riesce ad arrivare in qualunque punto della città, ecco, insomma. E quindi vorremmo dare questo topic centrale per tutto il festival e questa società avrà modo di poter sviluppare questo spettacolo sull'acqua, totalmente gratuito, per poter deliziare ovviamente i livornesi e fargli capire qual è lo scopo del festival, e poi iniziare alla 2 giorni, che inizierà il sabato alle 2:30 con la benedizione da parte del vescovo di fronte a Piazza del Duomo. Ci sarà questo corteo che porterà tutti quanti i Renectors all'interno della fortezza, invadendola a tutti gli effetti, e da lì si partirà con la 2 giorni, insomma, con l'apertura da parte delle autorità, eccetera, eccetera. Questo è il discorso. Poi un'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che siamo riusciti a coinvolgere un bellissimo evento di giostre equestre all'interno della 2 giorni. Ci sarà una bellissima giostra a cavallo e poi la domenica ci sarà un torneo in armatura. E durante questi 2 giorni ci saranno le compagnie che mostreranno movimenti di formazione, ci saranno le artiglierie, e tutto questo si sposerà con gli artisti itineranti all'interno della fortezza, le animazioni per i bambini, il tiro con l'arco, tutte cose che, diciamo, faranno da contorno a questo festival. Ecco. Senti, io ho visto che avete coinvolto un sacco di altre realtà, oltre a Italia Medievale, che è tra i media partner, e anche molto, molto importanti. Uno mi viene in mente, fra tutti, Feudalesimo e Libertà. Ma allora, al pari di Italia Medievale, posso solo dire che ci avete dato l'onore di poter essere coinvolti, perché diciamo che noi abbiamo soltanto lanciato un "Ehi, siamo qui, esistiamo", e voi con grandissima, veramente, posso dire umiltà, ma soprattutto una grande partecipazione che noi non ci aspettavamo, francamente te lo posso dire senza nessun problema, ci avete dato la possibilità di potervi raccontare il nostro progetto, ma soprattutto di prendervi parte, che è la cosa ancora più bella, che noi seguiamo Italia Medievale, ma penso come tutti quelli del nostro mondo, credo, la seguono, e avere la possibilità di poter parlare con te e con Italia Medievale, guarda, ti posso dire che ero elettrizzato e emozionato sotto ogni punto di vista. E anche l'ingresso di FEL è stato davvero una bellissima partecipazione, e faranno il loro TG Medievale all'interno dello spettacolo e della 2 giorni, e in più si divertiranno a intervistare i vari protagonisti del festival, quindi insomma faranno un po' di cose alla FEL, mettiamola così, e questo chiaramente per noi è molto emozionante. E anche medievalismo, sì, assolutamente, tutti i partner che, devo essere sincero, io ho avuto la collaborazione, grazie al mio vicepresidente Francesco Dario, che si occupa della comunicazione e della pubblicizzazione dell'evento, e si è mosso contattandovi tutti, perché ognuno di noi ha un suo settore che sta seguendo per il festival. E quando mi ha detto "no, guarda, vedi che mi hanno risposto", mi hanno detto "guarda, sono interessati a", e allora da lì abbiamo iniziato a parlare appunto del festival, ed è nata questa bellissima collaborazione. Quindi diciamo che i media partner sono stati la bellissima sorpresa di questo evento, e speriamo di poter realizzare un prodotto che praticamente possa piacere, ma soprattutto che si inizi a coltivare nel tempo, dove magari adesso è una collaborazione in questo senso, e poi magari si potrà realizzare un qualcosa più in grande, e addirittura, diciamo, sul posto, che questo è quello che mi piacerebbe fare già per il prossimo anno, ecco, insomma, con le dovute tempistiche e quant'altro. Bene, senti, non so se hai altre cose da raccontare. Allora, io ho un'altra festival. Un'altra cosa che mi viene in mente abbastanza importante è che ci terrei a precisare che tutte le realtà che sono state coinvolte, dai media partner alle compagnie, agli artisti, sono tutti di altissimo livello. Siamo arrivati a 14 compagnie di rievocazione storica, abbiamo gli sbandieratori di Pistoia, la compagnia dell'Orso,
Ci sono i tamburini di Conegliano, abbiamo dei, come evidenziato, dei media partner veramente incredibili. Quindi davvero spero che il visitatore sia invogliato a curiosare in quella 2 giorni all'interno della fortezza. Noi abbiamo predisposto tutto quello che serve per accogliere anche chi viene da fuori della città di Livorno, poiché partirà una campagna abbastanza importante a livello pubblicitario proprio già in questa settimana e ci porterà fino chiaramente al fine settimana dell'evento. E cercheremo di dare il più possibile una mano, sotto una logistica snella a coloro che ci vorranno premiare e venirci a trovare magari da fuori. Ecco, questo sicuramente sì. Abbiamo predisposto già le aree parcheggio che saranno in concomitanza con diciamo, il mercato americano, le zone, quelle limitrofe alla fortezza che avranno la possibilità di poter parcheggiare in quel, diciamo, in quel frangente, e soprattutto il fatto che abbiamo concordato che durante lo spettacolo del venerdì sera tutti gli spalti saranno praticamente a disposizione appunto del pubblico che ci sarà senza problemi di traffico e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di mettere il visitatore nella sedia più comoda per potersi gustare questo evento da questo punto di vista. Bene, allora ricordiamo le date. Si parte venerdì 13. Assolutamente, la sera alle 21:30, il sabato dalle 14:30 fino alle 2 di notte e la domenica dalle 10 fino alle 20:30 con la chiusura. Ovviamente stiamo parlando di maggio Maggio, 2022. Eh? assolutamente sì, Quindi assolutamente sì. il titolo dell'evento è Leghorn Medieval Festival. Assolutamente. E abbiamo avuto il grande piacere di avere con noi Giuseppe Pugliese, presidente della Y Company, che ha ideato questa iniziativa che noi siamo onorati di promuovere attraverso i nostri canali. Grazie Giuseppe. Grazie a te davvero, e l'onore è nostro, te lo posso Ma assicurare. figurati, speriamo di avviare una collaborazione per le prossime future edizioni. Ci piacerebbe ospitare delle promozioni abbastanza importanti dei vostri libri, ma soprattutto di potervi ospitare per la 2 giorni per varie attività che potremmo veicolare insieme, insomma, da questo punto di vista. Va bene, va bene. Ok, grazie. Grazie a te, gentilissimo.